che c'è gli stessi. Sì, una volta era andato. Ma lui adesso la prende dall'altra parte. Allora guarda, questa è la seconda edizione della festa degli alunni, è la seconda edizione della volta dei dolci per bambini. Ci ha fatto molto piacere, visto il successo dell'anno scorso, portare i bambini a mettere le mani in pasta. Vedere sono molto contenti, a noi fa piacere anche una giornata che ci sta benedicendo con la pioggia, quindi siamo contenti di aver proposto questi dolci e le ragazze si sono impegnate tantissimo con questo piccolo evento e stiamo cercando anche di fare una piccola raccolta fondi perché vorremmo acquistare delle piante da donare alla comunità per il decoro urbano, quindi una delle tante cose che stiamo cercando di fare. Siamo contenti soprattutto perché quando vediamo i bambini divertirsi per noi lo scopo è realizzato. Era il quaglio, ha tagliato il quaglio per fare la quagliata per fare il formaggio. Adesso facciamo il formaggio. È quasi pronto per. No, salutate ogni tanto che. Che devo fare per forza? Denise mi ha detto di mandare. Adesso deve affermare la quagliata nella roba, la deve affermare perché, allora, perché poi diventa formaggio. Adesso lo lavora un pochino, lo stringe per venire fuori il siero. Per far uscire il siero? Sì. Adesso invece cosa sta facendo? Il formaggio adesso. Adesso il formaggio. La forma. Allora, salve a tutti! Quest'anno iniziamo con una novità eccezionale, la nuova marmellata degli agricoltori di La Ciresi. Signori miei, quanta roba buciamo oggigiorno! Con un prodotto invenduto, quindi le arance piccole e quelle grandi, ho deciso di fare la marmellata. La marmellata col 70% di frutta e zucchero. Come la facciamo a casa? Senza additivi, meglio del biologico, anche perché nel biologico possiamo utilizzare il subir dal rame, su zufru, quindi lo zolfo, l'olio minerale. E invece qua, in queste arance che voi state mangiando, in questa marmellata, non c'è proprio niente. È proprio naturale. Dato che non ho la salute io, la voglio vendere, semplicemente. E che Dio ce la mandi buona. Allora, abbiamo anche su casa Gedu con la marmellata, perché è magnifico, offerto da Roberto Joy e Monica Chia. I canditi, fatti con l'arancio sempre invenduto, quello gigante. E invece la marmellata è stata fatta con le arance proprio piccoline che buttiamo. Peccato. Questa attività si chiama disumana e monda, perché è proprio disumano il modo in cui buttiamo le cose. È immondo proprio, è disumanamente buono e poi è immondo, perché non esiste, da nessun'altra parte, signori miei. Praticamente, anticamente, si usava la zucca come contenitore, cioè per portare il vino in campagna. E quindi veniva lasciata in ammollo nel morto per diventare impermeabile, tipo questa. Poi c'era chi le disegnava, sempre anticamente, anche se non si utilizzavano
degli accessori così come la pirografia, ma veniva utilizzata mettendo a riscaldare dei ferri sul fuoco e poi si incidevano e si facevano disegni. E quindi la passione nel disegno mi ha portato così a utilizzarla nelle zuppe, come anticamente. E la nostra passione è quella di insegnarla ai bambini, cioè il divertimento dei bambini è la nostra passione. Quindi noi non le facciamo né per vendere, né per solo ed esclusivamente per insegnarlo. Bello. Okay. Facciamo un innesto, voi che spiego anche il tipo dell'innesto, il nome sì, dell'innesto. Sì, sì. Tutto. Cosa facciamo? Maiorchina o approssimazione? Non so te, quindi mica lei. Io posso fare sulla stessa pianta l'uno e l'altro, poi giustamente quello che sviluppa meglio lascio. Faccio vedere? Sì. Adesso in questo momento sta facendo? Sto cimando la pianta perché questo è il selvatico della. Sì. Che deve essere tolto. Poi prendiamo una varietà per accuscia. Andiamo a cercare un rametto che gli somigli come spessore, come diametro. Il rametto di un'altra pianta? La varietà che vuoi nella pianta, questo è selvatico, per essere selvatico. Invece quello che ha tagliato? È una. Un rametto di peracuscia. Prepariamo l'innesto. E questo è l'innesto? Sì, questa è la gemma fatta a maiorchina. Fatto? Vediamo la zona che ti sembra più liscia. Facciamo il taglio. Ok. Elasticino. Questo è il tipo di innesto, si chiama maiorchina, fatto così. Invece questo che facciamo adesso si chiama approssimazione. Ma questo qua. Questa parte.
Ecco fatto. Come posto? Su certe piante uso la mummia. E praticamente possiamo qui che sono più delicate. Mettiamo questo tipo cielo, ma poi non so come spiegarlo, non sono molto tecnico. Per proteggere la mazza dalle intemperie, diciamo, dal freddo, resta più protetta, come quando si mettono le buste, qualcuno che fa il nero, usa la busta di nylon e poi la busta di carta per proteggere. Invece con questa eviti di ritornare a controllare le buste spesso e volentieri, come succede quando piove e si rompe la busta. Invece con questa fa tutto da solo. Allora stiamo preparando le canne per fare l'intreccio cosiddetto delle canne. Possono servire per ambienti rustici, per abbellire pareti. In passato si usavano come controsoffitto dove c'erano le tegole per la finitura, oppure anche per fare pareti in ambienti rustici. In ambienti rustici si possono rivestire delle pareti, dove poi su queste pareti di canne si possono appendere, non so, giocattoli, esposizione di cose antiche, di cose, non so, come possono essere vecchi giocattoli per bambini, e anche perché no, anche cose nuove, tipo arredi per ambienti, arredi nel senso illuminazioni tipo vecchie, in certi posti di luce si usa questo tipo di canne intrecciate, così come sfondo e come anche incastro per appendere questo oggetto leggero, perché sennò si usa il lavoro che è il lavoro per intrecciare le canne, che è quello che ci appende sotto. Questa dovrebbe essere poi la fase finale dell'intreccio delle canne. Questo è un piccolo esempio, perché poi si possono fare anche pareti molto, molto più grandi di questo. Per la cornice si può usare una cornice in legno, volendo, se uno lo vuole fare proprio finito bene bene, si fa una cornice in legno. In canna ci mandavano le mani e si fa da cornice in legno, esce molto sabellino, è molto prezioso. Allora, c'era stato questo rapporto di ABC. Li usavano anche per usi agricoli, sia per fare la copertura dei carri, si faceva grande e si copriva il carro a forma di capanna, diciamo. Perché la gente prima il carro lo usava per coprire anche grandi, lunghe distanze da un paese dove poi andava a lavorare magari a 10 km di distanza. Se andava con il carro era un paio d'ore che si metteva, ma che cavallo non è che fa tanti chilometri all'ora, quindi aveva bisogno magari di una copertura per ripararsi un po' dal vento, dal sole forte, da quello che la giornata mandava. Anche se lavora per 8 anni. Si usava anche per quello. E poi si facevano i silos per conservare i cereali, sempre con quello. Si faceva lungo così. Faceva tondo, praticamente si piegava, cilindrico, una forma tonda, sì.
si metteva un fondo che non toccasse per terra, e si potevano conservare i cereali, tutto grano, orzo, avena, che avevano piselli, fave, cose così, tranquillamente. Ci vuole un po' di lavoro prima di iniziare, perché dobbiamo preparare tutte le canne, la parte lunga, siccome è rettangolare, tutte le canne lunghe, e poi mettiamo la moglie. Dopo che abbiamo quelle strisce lunghe preparate bene, iniziamo con quelle più corte. Okay. E poi prepariamo tutto il sistema per la costruzione delle porte. Tanto hai visto come le apro prima. Sì. E poi, dopo che sono aperte, bisogna. Cosa arrivi adesso? Bisogna abbatterle per ottenere questa cosa qui. Bisogna abbatterle. Non so se riesci a riprendere tutto. Nei nodi si batte. Ecco! Questa qui è aperta longitudinalmente. E si deve pulire la parte interna dai nodi, perché sennò non riusciamo a fare il montaggio. Ma così. Si tolgono tutti questi nodi, perché sennò non si riesce a fare tutto. Poi queste si mettono tre scatole, una fino a coprire tutto il piano del tavolo, e poi si comincia con quelle corte a intrecciare. Prepariamo le canne per fare il fondo, la prima passata longitudinale. Queste sono quelle lunghe, quindi. Virtuosa di un poter accedere dati e non ha sperimentato. Thank you.
sovrapposto. Qui c'è una sovrapposta. Ma anche queste qui vanno messe sempre una... Giusto. Una volta e una salta. Esattamente che misura fare. Adesso li accorciamo un po' solo perché disturbano, se no potrebbero anche restare. Un paio di centimetri su luglio. Poi usiamo per fare la tenuta. No, Adesso bisogna sempre procedere facendo in modo che non si allarghino in questo senso le canne per non lasciare spazi vuoti, e anche qui dobbiamo cercare di coprire, di ricongiungere quelle che vanno sopra con quelle che vanno sotto, in modo che non ci siano spazi vuoti. Infatti questo, se noi la tiriamo dopo, vedete come arriva anche qui fuori. Con qualche colpo di martello, no, tanto quelli si allarga, bisogna mettere l'altro strato dopo. Facciamo un'altra passata, però non abbiamo carne pronta. Allora, abbiamo fatto questo per iniziare, perché sennò ci trovavamo un po' in difficoltà tenendo tutto buttato in giro. Allora, adesso abbiamo iniziato con il materiale che abbiamo preparato prima. E abbiamo fatto, diciamo, il primo stadio di montaggio. Adesso prepariamo le altre canne, non tutto, ma quasi tutto, per finire il piano di intreccio. E poi andiamo avanti dopo. Questa Davide va da solo, perché è dato. Dai, però ne manca una. La mettiamo. Cioè manca un pezzo. Non è qui il nuovo.
bisogna prenderlo, prendere in modo uguale. Ari! Siamo a cambio. Grazie.